Bentornati a tutti i tecnomaniaci. In questo nuovo video andremo a vedere 5 trucchi per la fotocamera del vostro smartphone Huawei o Honor. Iniziamo subito e partiamo con il panorama verticale. È una funzione utile per far uscire in un'unica foto oggetti molto alti. Andiamo nelle modalità a sinistra e clicchiamo su panorama. Per cambiare l'orientamento dello stesso dovremo cliccare poi sulla freccetta in alto a sinistra. Adesso, premendo sul pulsante dello scatto e muovendo il proprio dispositivo lentamente verso l'alto, potremo effettuare finalmente il panorama verticale. Se volessimo effettuare scatti dritti senza effettuare post-produzione, potremmo decidere di attivare la livella. Per impostarla, bisognerà prima attivare la modalità Pro Photo nel menu a sinistra e poi, andando nelle impostazioni sul lato destro, attivare indicatore livella, una funzione che vi sarà molto utile quando fotografate l'orizzonte o superfici piane. Se vogliamo far sì che la fotocamera segua un oggetto anche se siamo in movimento o cambiamo inquadratura, possiamo attivare il tracking oggetto, un'opzione che trovate nelle impostazioni sul lato destro. Da come potete vedere, ho impostato il papavero come oggetto da seguire. E anche muovendomi, la fotocamera continuerà a metterlo a fuoco. Certamente in rete vi sarà capitato di vedere delle foto scattate di notte stupende. Niente che non potete fare anche voi col vostro smartphone. Per scattare questo tipo di foto, lo smartphone deve essere completamente immobile. Io per esempio utilizzo un treppiedi flessibile come quello che vedete a destra, o la selfie stick dell'Honor, che all'occorrenza diventa un treppiedi. Adesso scegliamo cosa fotografare e nella selezione modalità impostiamo notturno. Il nostro smartphone, analizzando la scena, imposterà un ISO e un tempo di scatto automatico, da come potete vedere in alto a destra. Niente vi vieta però di modificare i parametri. Per effettuare questo scatto ho inserito il mio smartphone nel treppiedi snodabile e l'ho attaccato alla ringhiera di un balcone. Lo smartphone ha settato in automatico 18 secondi e man mano che il tempo passa vedrete più luce entrare. In caso siate soddisfatti prima dello scadere potete stoppare. Ma voglio mostrarvi le differenze della stessa foto scattata in tre modi diversi. Questa è stata scattata normalmente, questa abilitando il flash ed infine questa scattata con la modalità notturno. Niente a che vedere con le precedenti. L'ultimo trucco che vado a esporvi è come scattare nel formato RAW. Questo particolare formato di immagine si può attivare nelle impostazioni solo nella modalità Pro Camera. Ma cos'ha di diverso questo formato? Vado a spiegarvelo subito. A primo impatto nella galleria, uno nota che una foto in formato RAW occupa molto di più di una in JPEG. Il peso della foto in RAW è giustificato dal fatto che è una foto in formato grezzo, che ha ancora tutti i dati dello scatto, non è compresso, non ha nessun tipo di regolazione, ma per essere utilizzato necessita di editing, che nel caso del RAW viene chiamato sviluppo. Questo dona al formato RAW tantissima libertà di lavoro, è infatti possibile aggiustare una foto rumorosa o con problemi di esposizione. Non tutti gli editor fotografici supportano il RAW. Per il vostro smartphone Android vi consiglio Snapseed, che è l'editor di Google. Una volta aperta una foto RAW, vi comparirà la scheda sviluppa e potrete creare dei capolavori. Ecco per esempio una foto in RAW che ho modificato con Snapseed. E con questo è tutto, vi ringrazio per la visione e vi aspetto al prossimo video. Ciao ragazzi!